Saluto a tutti. Oggi parleremo delle tastiere dei citofoni. Dunque, sono belli esteticamente questi, diciamo, coperchi, perché questo è un coperchio che copre poi i pulsanti che stanno sotto. Esteticamente sono belli, però hanno un difetto. E oggi parleremo qual è il difetto e come correggerlo. Inizialmente, e questo è un altro tipo, ma questo è il tipo di cui parlo io. Inizialmente, quando questo lo acquistiamo, lo installiamo, questi diciamo tasti sono di questo colore, quindi si intonano bene al colore di tutta la tastiera. Ma che cosa succede? Col tempo, questi diventano neri. Le persone mettono le mani, le intemperie e così via, e piano piano la vernice viene via. Allora, viene via e diventa più o meno così, ma questo è un altro modello. Allora, io ho fatto delle prove, degli esperimenti, perché sono bruttissimi da vedersi. E che ho fatto? Qui, proprio al centro, basta togliere delicatamente, e qui c'è una piccola mascherina che si alza, c'è una vite qui e una qui, e svitare, sempre delicatamente, senza fare danni. Ma anche se dovesse rompere, perché diciamo con le intemperie e col tempo questa qui è stata distrutta specialmente dal sole, questi ricambi si trovano facilmente. Ecco, detto questo, andate tranquilli. Allora, prendete questo coperchio e con una carta abrasiva molto fine cominciate a spianarli, cioè a togliere tutto quello che grasso, eccetera, fino a portarli a vivo. A questo punto non vi consiglio più di dipingerli con lo stesso colore, perché prima o poi, è solo una questione di tempo, farebbe la stessa fine. Quindi pulitelo bene, sgrassatelo, fate sì che la superficie sia omogenea, liscia e così via. A questo punto io vi suggerirei di prendere del nero, potrebbe essere anche smalto per unghie, e delicatamente cominciare a dare una leccatina, pochissimo, la prima volta, dare tempo di asciugarsi, dargli 2 o 3 mani. Ma pochissimo alla volta, perché sennò si verrebbe a creare una crosta che si stacca nel tempo. E a questo punto, quando ritenete che non si vede striature di pennello e così via, fate asciugare. Una volta asciugata, che tutti i tasti sono asciutti, prendete il trasparente, e lo passate sopra. Il trasparente quindi farà da isolante tra il colore e le nostre dita, quindi, perché il trasparente è molto resistente. Il trasparente si vende in bombolette, oppure quello più resistente è quello che usano in elettronica. Comunque alla fine è sempre trasparente. E quindi questa tastiera riacquisterà l'aspetto originale. Ricordatevi, non fatelo dello stesso colore, perché tenderà sempre a andarsene, a finire sul nero, perché si sporca, perché questo il colore è bello, ma è delicato, si sporca e poi alla fine si deteriora, la vernice non regge più. Ecco, dategli del nero, e qui evidentemente questa modifica è stata fatta, ma io questa l'avevo presa, questa immagine, per farvi vedere la differenza. Se questi tasti da
diciamo da grigio a chiaro, diventeranno neri, non si vedrà più, e poi si intona pure perfettamente, non si vedrà più le dita che nel tempo hanno pigiato il pulsante. Detto ciò, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.